Xylella, la malattia che uccide gli ulivi e i rischi per l'intera economia agricola della Puglia. La xylella fastidiosa continua la sua marcia verso nord dal Basso Salento, dove era partita, decimando interi uliveti, fino a lambire la provincia di Bari. La scorsa notte è stato abbattuto un ulivo secolare risultato infetto alle porte di Rosa Marina, lungo la strada statale che porta al capoluogo. Intanto, intorno al capezzale del malato si continua a litigare. Da un lato i fautori dell'abbattimento, Unione Europea in testa, dall'altro chi ritiene che non sia la scelta più drastica la soluzione del problema. Tra questi la Procura di Lecce, che ha aperto un'inchiesta sulla diffusione del batterio, che tra le altre conseguenze comporta anche un allarme spesso ingiustificato, come lamentano i vivaisti che lavorano in zone non intaccate dalla xylella, penalizzati soltanto perché le loro piante provengono dalla Puglia. Un tempo andavamo fieri di mettere sui nostri cataloghi o sui nostri stand nelle fiere il marchio Puglia, adesso forse dovremmo cominciare a tenerlo un po' nascosto, perché ovviamente in questo clima di incertezza il cliente tipo delle nostre aziende ha timore nel comprare piante. Ci sono paesi come Algeria, Marocco, Montenegro che hanno imposto il divieto di importare piante dall'intera regione, con un ingente danno economico per il settore. Il vostro vivaio che danno ha riportato, di quale entità? Noi abbiamo riportato un danno che si aggira intorno al 10%, un po' più basso rispetto ad altri, perché facciamo un fortissimo sforzo commerciale, ma ci sono purtroppo aziende rappresentate dalla nostra associazione anche che hanno subito danni intorno al 30-40%. In diretta da Amatrice. We'll be right back.